Anche come momento di aggregazione, di socializzazione, quante generazioni che sono state coinvolte in questi momenti, durante le prove, sotto al Torrione, ecco, tutti i vari momenti che il paese ha vissuto, certamente, ecco, una pagina che non potevamo non leggere insieme a te, e ti ringraziamo. Dicevamo nel fuori onda prima che ci sono anche delle peculiarità che magari caratterizzano in particolare anche altri comuni. Per esempio c'è questo ritornello dell'Addolorata che a me ha particolarmente colpito, perché per la prima volta ho vissuto questa Madonna di notte a Casamicciola, che è stato un momento veramente commovente, molto molto bello, ricco di pathos, di fede vissuta. Forlio, come molta parte dell'Italia meridionale, nel ritornello della canzoncino, comunque delle strofe della Via Matris, ripete il "de facciamo compagnia" al gran pianto di Maria Cè, quindi una esortazione. Casamicciola invece, "noi facciamo compagnia". Casamicciola e l'Acquameno. Sì. "Noi facciamo compagnia", cioè una compartecipazione, anche queste piccole parole, una virgola. Ecco, una volta la teologia si faceva ammazzato per una virgola, e anche di recente, insomma, è stato aperto un grande dibattito su una semplice virgola. Sono cose importanti che invece noi con superficialità ci facciamo piovere addosso. Sì, perché ecco, anche il fatto che non si bada più a questo, ed è vero, noi dicevamo che la compartecipazione e anche incitamento al pianto di Maria. È una piccola parola, ma questo fra tante cose, cioè, tante cose portano queste differenze. Io ti vorrei far anche ascoltare proprio delle cose, diciamo che noi troviamo ancora oggi, per esempio, nei comuni, che sembrano uguali, ma sono solo simili, nel senso che nei vari comuni hanno subito delle variazioni. Tra le altre cose, pure qua c'è un episodio. Io per tanti anni sono andato a suonare la novena dell'Immacolata alla Sentinella, perché a Ischia, quando si parla dell'Immacolata, fuori io c'è Santa Maria di Loreto, ma in generale la Sentinella è l'Immacolata per eccellenza di Ischia. E ricordo che con la buonanima di Don Filippo Buono dicevamo: "Voi siete fuori, noi siamo in Casamicciola, dobbiamo cantare il Totapulcra in tutti e due i modi nostri. Voi lo cantate alla Foria e noi rispondiamo alla casamicciolese". Come pure lo stesso Totapulcra alla Camena si canta in un altro modo. Quindi io ho dovuto imparare poi nel tempo tanti modi di stessi canti, però che più o meno sono simili. A volte uno si imbriaca pure, va a capo. Ti voglio fare proprio degli esempi. Grazie. Innanzitutto per farti capire che tutto nasce da Gregoriano, sempre. Poi c'è la capacità di rendere il Gregoriano fruibile al popolo, perché la E lunga mantenuta, casomai su alcune note, era più semplice farla in un altro modo. E allora, se noi andiamo ad analizzare per esempio il Totapulcra, che in gregoriano fa così: "Totapulcra es Maria, Totapulcra es Maria", queste note diventano a forio "Totapulcra es Maria", cioè invece del salto le note sono una a fianco all'altra, in modo che il popolo può più facilmente cantare "Totapulcra es Maria". E poi c'è la particolarità che varia nei vari comuni, perché mentre questa parte iniziale è simile in tutti i comuni dell'isola,
A Forio, per esempio, o Maria, quando si inizia la parte in cui dovevano suonare le campane perché si invocava la Madonna, no? Questa foria, oh Maria, perché si doveva differenziare dal canto normale. All'H meno diventa Maria, e poi la risposta è lo stesso, oh Maria, virgola. E poi a Casamicciola diventa in un altro modo, quindi in effetti c'è si capisce di dove siamo anche dal canto del tuo da pulcra. Non solo dal dialetto, non solo da come si prepara il coniglio. Questo per esempio preso dal gregoriano. Poi c'è un'altra cosa, si prendevano i canti anche dalla musica classica famosa, quindi, e qui c'è l'esempio dell'Addolorata di Forio. Noi cantiamo le strofette alla Madonna Addolorata. Madre afflitta e dolorosa, questa era. Da dove viene questa? Viene dallo Stabat Mater di Pergolesi, diciamo proprio dalla parte che dice Eia Mater. Eia Mater. Fons amoris, fons amoris, è la stessa cosa. Madre afflitta, eia mater, e dolorosa, fons amoris, è la stessa cosa. Quindi anche in questo caso si è avuto una contaminazione della musica classica, della musica nei canti poi religiosi. Però viene dalla musica classica, non dalla musica profana. Quindi questo è. E come questi ci sono tanti altri esempi che io poi descriverò Poi di c'è la Via questa. Poi Crucis tipica. c'è la stessa cosa, Via Crucis, per esempio, noi facciamo Tego vorrei, Signore, all'H meno, Tego vorrei, Signore. Oggi portare la croce, cioè è quasi uguale, però c'è sta qualche. Questo è il motivo, diciamo, principale. Poi ci sono delle strofe particolari che vengono cantate secondo musica, scritta per esempio mio nonno, musiche che vengono da Marinosci, che era un francescano che ha scritto delle e che ci ha fatto conoscere padre Maurizio Jonchese come autore di musica. E quindi anche questo poi è entrato, giustamente come hai detto tu, noi siamo stati e siamo aperti alla contaminazione, a recepire anche ciò che c'è di buono nelle altre cose, ben inteso che siano cose poi che mantengano, ecco, l'ortodossia di quello che stiamo facendo. Perché per esempio un'altra cosa che è un po' strana, è avere nel rito latino tamburi, tamburelli, nacchere, cioè queste cose qua fanno parte più di una cultura, di una cultura che va verso il sud dell'Africa, oppure in America Latina. Mi ricordo la messa crioia, che è una delle più belle messe della cultura latina latinoamericana,
che ha cantato con tanto, diciamo, successo anche José Carreras. E questa necessita di mandolini, mandole, nacchere, perché fa parte di quella cultura, ma la nostra cultura, cioè, non prevede che facciamo riti tribali all'interno delle celebrazioni.